Sin da subito mi accorgo di quanto sia accurato l'imballaggio. Ci sono ben 3 heat pack in questa scatola che mantengono il contenuto al caldo durante la spedizione. Avrete sicuramente notato il nastro da imballaggio. ICF sta per Italian Cricket Farm, l'azienda tutta italiana da cui ho acquistato i miei insetti da pasto. Ci sono diverse scatole, ho comprato tante cose, avevo davvero bisogno di rifornirmi. La prima scatola che apro è quella che contiene Blatta Lateralis. Dovrebbero essere circa 500, ma chiaramente sono nascoste tra i cartoni. Le ho inserite direttamente nel contenitore in cui le allevo. Ne prendo una in mano per esaminarla. Direi che è in forma perfetta, non ha parassiti ed è evidente che è stata allevata e mantenuta in maniera ottimale. Come per le Dubia, anche le Lateralis sono ottime blatte da utilizzare come cibo per le formiche. Si mantengono abbastanza a lungo e molto facilmente. La seconda scatola contiene 250 Cheta Domesticus di taglia piccola. Non è la prima volta che compro dei grilli per le mie formiche. Sarò molto attento nella valutazione di questi insetti, visto che in passato mi è capitato di veder morire la mia colonia di Charapachis sul Cynodis a causa di un'infestazione di acari portati proprio dai grilli. Non a caso, per questo approvvigionamento ho scelto un fornitore diverso, consapevole che producesse animali di qualità, dal momento che Italian Cricket Farm produce anche farina da insetti per uso zootecnico e umano, mi è quindi sembrata la scelta migliore. Non prestiamo mai abbastanza attenzione agli insetti da pasto che compriamo. La loro qualità è fondamentale per il benessere delle nostre formiche. Insetti da pasto in cattive condizioni, con parassiti o allevate male a monte, possono compromettere, a volte fino alla morte, lo stato di salute delle nostre colonie. A giudicare da quello che vedo, direi che anche i grilli sono in ottima forma e sono anche buoni. Della terza confezione ne apprezzo l'imballaggio. Questo sacchetto di organza contiene 500 g di Tenebrio Molitor, meglio conosciute come camole della farina. Anche se a prima vista può apparire come un pacco regalo, l'imballaggio di questa retina è ottimale per il trasporto di questi insetti. Questo evita ristagni di umidità e permette un ottimo ricircolo dell'aria. Le scarto e le metto nel loro contenitore. Aggiungerò un substrato e le nutrirò con mele e frutta. Le sposterò in un ambiente più fresco in modo da farle rimanere larve il più lungo possibile. Questi sono i 3 stadi in cui si divide il loro ciclo vitale, larva, pupa e adulto. Nell'ultima scatola ci sono 50 esemplari di schistocerca gregaria, detta anche locusta del deserto. È la mia prima esperienza con questa specie, quindi dovrò chiedere allo staff di Italian Cricket Farm dei consigli sul loro mantenimento. Non le avevo mai viste dal vivo, ed ora che le osservo da vicino non posso che apprezzare i loro bellissimi colori così particolari. Sono anche animali di dimensioni considerevoli, queste sono sui 3 cm abbondanti. Ma perché ho preso tutti questi insetti? Beh, ovviamente per farli mangiare alle formiche. Soprattutto per le mie specie esotiche che non espletano la diapausa e vanno alimentate regolarmente. Adesso vediamo se anche loro saranno soddisfatte quanto me di questi acquisti. Inoltre, a chiunque sia arrivato a questo punto del video, voglio dire che, grazie ad un accordo raggiunto con lo staff di Italian Cricket Farm, possiamo tutti usufruire di uno sconto del 10% sugli insetti da pasto, utilizzando il codice ANZ sul sito ICF. Trovate tutto scritto in descrizione.
Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.